Con la consegna del Pegaso d'Oro a Elio Germano e con la proiezione del film Il Signore delle Formiche, ultima opera cinematografica del maestro Gianni Amelio, per il quale l'attore romano ha ricevuto il riconoscimento per la migliore interpretazione in occasione della 50ª edizione dei premi internazionali Ennio Flaiano, al Teatro d'Annunzio di Pescara si sono accesi i riflettori sul Flaiano Film Festival, diretto dal regista Riccardo Milani. Sul palco Elio Germano ha ricevuto il cavallo alato dalla presidente dei premi Flaiano Carla Tiboni, la quale ha evidenziato che il riconoscimento è stato assegnato all'unanimità dalla giuria. L'attore ha risposto alle domande della giornalista Martina Riva e sul film, che affronta il tema dell'omosessualità perseguitata, ha detto che si parte da un fatto di cronaca del 1968 per parlare dell'oggi. Il caso è quello del professore Braibanti e del processo all'omosessualità mascherato con accuse di plagio e circonvenzione di incapace. In aula non si nomina l'omosessualità, si parla di invertiti e Germano ha aggiunto che nel nostro paese i marginali e i fragili faticano a essere inquadrati. Nel racconto di una storia vera, dove appunto i personaggi purtroppo erano persone, per cui quello che sono, si raccontano fatti realmente accaduti, io invece interpretavo un personaggio di finzione, quindi inventato, avevo il compito un po' di fare da tramite, aiutare insomma lo spettatore a entrare nella storia. Cosa pensa Elio Germano di Ennio Flaiano? Sentiamo cosa ha risposto al microfono di Diego Martelli. Una voce che all'epoca, insomma, veniva quando era vivo, veniva ascoltata. Oggi, insomma, si fa fatica, oggi, insomma, si ascoltano le persone che hanno sui social, che hanno gli influencer. E quindi invece era interessante, insomma, che insomma, sentire le parole sempre sferzanti, divertenti, così anche paradossali con cui Flaiano ci raccontava come italiani, insomma, raccontando poi tante altre cose.